cosa che volevo tantissimo per mia figlia era la playroom. Non sarà di certo una playroom, ma è sicuramente un angolo di playroom. Ve lo faccio vedere velocemente, random, così. Non fate caso al bordello qui, che deve essere ancora sistemato, ma sono abbastanza soddisfatta di questo piccolo angolo. Partiamo subito. Vi dirò i prezzi per quelli che ricordo, ma tutto questo angolo calcolate che è di riciclo, regalo e pochissimi acquisti. La maggior parte dei giocattoli sono giocattoli che ho conservato, che ha conservato mia madre quando era piccolina e che adesso abbiamo messo in mezzo un'altra volta, e il resto appunto sono regali e pochissimi acquisti. Il mobile che vedete là con mezzo Winnie Pooh, perché mia figlia l'altra metà ha deciso di strapparlo, è un mobile di mio nonno che abbiamo restaurato, mio padre l'ha verniciato di rosa e lo usiamo adesso per i suoi vestitini. Quello è il trio, quello marrone lì, preso da eBay, che devo mettere a posto, mentre avanti qua abbiamo questa bicicletta che praticamente si illumina, fa suoni, luce e quant'altro, ed è un regalo degli zii. Partendo dall'alto abbiamo il cesto che avevo le bomboniere quando ho partorito, che l'ho pagato circa 15 euro quel cesto in un negozio a Melito di Napoli. Poi questa era una mia vecchia calza, Pinocchio vecchissimo mio, la striscia napoletana Doc l'abbiamo acquistata quando siamo andate alla Mostra d'Oltremare per il Holi Festival Day. E c'erano questi signori che vendevano queste strisce, queste sciarpe, l'abbiamo comprata. Poi questo di Halloween pagato 1 euro al Tiger, la mucchetta della Milka, ossia la calza, l'ho trovata in offerta poco dopo la Befana che l'ho presa, così anche come Bingo, quindi l'ho pagata la metà. Questo enorme palloncino AliExpress alla festa, ve lo mostro un pochino nel dettaglio, anche un po' sgonfiato, e questo era appunto il tema del suo primo compleanno, ossia le principesse. Questo enorme cesto che vedete qui, che è appeso al soffitto tramite lo Spago Tiger, appunto, preso su AliExpress e pagato nemmeno 1 euro, così come anche appunto le farfalle che vedete qui. La maggior parte sono staccate e le devo riattaccare quando troverò un nuovo stencil da attaccare qui. Come anche tutte le stelle sul soffitto, ebbene sì, ho ricoperto l'intero soffitto di stelle, sempre AliExpress, sempre per pochissimi centesimi o euro. Questa è la lavagnetta della foto del matrimonio che trovate anche su Instagram, quindi mi è stata regalata. Grande puffo, è uscito da una confezione, non mi ricordo che cosa, e quella in fondo là era una vecchia borsa dei Chloé che usciva mia, e quindi in questi due reparti qui ci sono tutte cose che abbiamo acquistato, ma che comunque non userà in questo momento perché sono cose per quando sarà un po' più grandicella. Tra cui anche tantissime confezioni degli ovetti. Non le apriamo mai perché ho paura, perché ci sono pezzi troppo piccolini e quindi le conserviamo e quando sarà più grandicella li potrà usare. Lì su abbiamo tantissimi peluche, questa bambola che suona e quant'altro è un regalo, come anche quella a fianco e il cesto quando ho partorito da parte della mia famiglia. Poi abbiamo qui, abbiamo Martina pagata a 15 euro il Capriccio Store, mi pare giù Napoli. Poi abbiamo il giochino di Bing qui, che l'ho comprato da Vomero e penso sia il primo giochino di Bing che gli ho preso. Dietro abbiamo un albero che mi è stato regalato tempo fa quando facevo il doposcuola. L'ippopotamo ballerino 10 euro circa, sempre al Capriccio Store, mentre questa qui per il primo anno gliel'ho presa su AliExpress ed è costata se no 2 euro e qualcosa. Calcolate che l'ho comprata poco dopo che è nata, quindi veramente l'ho presa con i saldi tipo su AliExpress. E lì dietro anche una mucchetta, sempre come questa qui, trovata in saldo al tipo Simplist, queste cose qua. Qui abbiamo un peluche ciambello che mi è stato regalato, i piatti della festa che mi sono conservata ovviamente sono puliti, e questo qui è un giochino preso da non mi ricordo quale negozietto, sempre qui, comunque pagato intorno ai 6 euro circa. E quindi vi ho detto tutta la parte superiore. Ah, finalmente posso abbassare. Passiamo al fondo. Il fondo è questo tappeto con tutti questi numeri, con un percorso ovviamente, oltre anche al fatto che qua ci sono letterine e quant'altro. E questo tappeto qua l'ho preso in negozio a Villa Ricca e l'ho pagato circa 5-6 euro, non di più, ed è molto morbido, difatti è tutto bello imbottito, e lo tengo qui come protezione nel caso che lanci le cose o caschino cose, ma soprattutto perché lei sta iniziando a usare quella.
Questa cosa brutta, la plastilina. E quindi, piuttosto che trovarmela nelle fughe del pavimento, preferisco trovarmi la secca qui sopra, che poi subito la levo e con un panno si pulisce facilmente. Ma andiamo per ordine. A fianco all'armadio ho preferito fare una zona in cui appunto le potesse sedersi e scrivere. Quindi abbiamo questa poltroncina di Bing, sempre con questo scrittoio sempre di Bing, preso sempre tipo al il Capriccio, se non erro, 19 e qualcosa, comunque quasi 20 euro. E sotto qui ci sono altri fogli, altre schede, perché appunto uscivano schede e quant'altro, e ci sono anche le schede del serpentino, serpentino che mi è costato circa sempre 10 euro. Questo qua però l'ho preso al risparmio casa. Poi questa cucina è un regalo di Natale, per chi mi segue su Instagram lo sa, e mi è costata 15 euro tipo, sempre a capriccio, e ci sono tutti i cucchiai, cucchiarelle, padelle, padelline, uova finte, gli ustel finti e quant'altro. Il resto delle cose è nel forno. Benissimo. Questo pupazzo di Natale, di neve, è nient'altro che una scatola che mi è stata regalata quando ero piccolina io, adesso gliel'ho data a lei, tanto non me ne faccio più niente. Questo è stato regalato ai miei genitori per il suo onomastico quest'anno, ed è un set di plastichine e quant'altro, però tantissimi vasetti sono messi lì appunto perché sono grandi e non mi va di sprecare le cose buone per poi seccarsi, quindi io ho solo montato questo qua, che appunto si gira, ci sono un sacco di fornine, come vedete. Sono tutti animaletti qui dietro, ancora qui su, ancora, insomma, come sbizzarrirsi. Qui sono cose un po' più piccoline che lei usa per la plastichina, tipo questo qui che è il rullo, un pettine e quant'altro. Questo mobiletto qui è un mobiletto impiegabile, sì, è storto perché non sono riuscita a girare le porticine, in quanto inizialmente stava in orizzontale, adesso l'ho messo in verticale, ma aspetterò il mio compagno per girarmi le porticine. Intanto lo apriamo in questo modo qui. Sono cose normali, in tutte le case capita. Comunque, appunto, all'interno abbiamo il resto dei giochi che lei ha, tipo questo è un tamburo di quando lei andava all'elementare, vabbè. E qui altri giochini. Poi sotto lì abbiamo quella casetta di Bing, che in realtà è un tarocco, ma va bene. E all'interno io ho messo tutte le costruzioni, e non so come mostrarvi costruzione per costruzione, mi sembrerebbe inutile. E qui abbiamo la lavagna di Ikea, classico, costava 20 euro, appunto. Qui è la lavagna, abbiamo il rullo con i fogli, questa è una pezzetta perché sinceramente il cassino tendeva a metterlo in bocca, e ho preferito di questo qua che lei solitamente già capisce che deve pulire con la pezzetta, e quindi ho preferito questa carta. E qui dietro, non so come mostrarvela, comunque si scrive col pennarello, quindi è un 3 in 1. E appunto io ho messo la parte lavagna perché col pennarello tendenzialmente si scrive addosso, può scrivere sul muro, e quindi mi dispiace. Magari il gessetto invece è più semplice. E qui in questa piccola pentolina io ho messo dei gessetti che lei utilizza. Qui abbiamo un gioco che suona. Qui abbiamo la borsina di Bing, che ho portato anche in vacanza, e all'interno ci sono altri set della plastichina, quindi altre cose di questo qui, perché qua vanno tutte base per cupcake, e lei con la plastichina deve formare appunto tramite questi cosi qua, praticamente spinge la plastichina, esce in varie forme, e abbiamo preferito metterli qua piuttosto che andarli a lasciare molare per tutta la casa. Faccio vedere cosa intendo. Ecco qui, questa è praticamente una base, ogni base ha anche un disegno sotto, il cap che è qui e poi tutto che gira e quant'altro, quindi carino. Qua ho anche un'altra base, ci sono un sacco di cose in quella bustina. Poi qua una serie di peluche. Le non gioco più tanto con i peluche, difatti sono tutti peluche miei. Sì, in camera mia non entrano più peluche, infatti li ho messi qua. E va bene. Qui invece, questa era una postazione di bellezza, praticamente sempre un regalo di Natale, perché abbiamo fatto tutta una cosa tra Natale e compleanno. Le prendiamo questo qua, che appunto conteneva il sigliolino e la
la base con spazzole e spazzoline, ma lei lo specchio ha rotto e alla fine abbiamo deciso di utilizzarlo così e gli abbiamo messo il suo cappello, la fascia, alcuni pettini. Qua ci sono le carte di Gorgeous, uno zainetto di Hello Kitty e quant'altro. E qui a terra abbiamo gli animali, la fattoria della Clementoni. La maggior parte dei giocattoli, sì, appunto, sono Clementoni. E niente, questa è tutta la postazione, appunto, di gioco. E niente, vi mando questo bacio e alla prossima. Fatemi sapere se anche voi avete dei metodi di organizzazione per i giochi dei vostri bambini e cosa consigliarmi per sistemare. Sinceramente, meglio di così, non ho saputo sistemare, però credo che sia abbastanza ordinata in quanto lei utilizza ogni singolo angolo di questo piccolo quadrato e sa benissimo che comunque sia, appunto, questo è il suo spazio. Lei qui gioca, può mettere in disordine e quant'altro, tanto poi ci sono io a sistemare, è normale, però ecco, lei capisce anche, ad esempio, se gioca con la cucina gioca lì, se deve scrivere si mette lì, le costruzioni a terra, poi magari in quel mobiletto là cerca le cose e se le mette a terra tranquillamente. Quindi è uno spazio in cui lei deve sentirsi libera di fare ciò che vuole. E nulla, questo è tutto, e mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao bellezze!